Un saluto a Lucio Di Mauro, siete collegati in diretta con l'ex palazzo, ex provincia di Catania, che fra poco intervisteremo il sindaco. Salvo, vieni qua un attimo, gentilmente. Oggi si è parlato di un punto di un programma di sviluppo della rete metropolitana della ferrovia Circumettenea. Bene, allora siamo in diretta. Siamo in diretta. Vieni accanto a me. Qua. Allora siamo col sindaco. Abbiamo detto che oggi si è parlato di una bella rivoluzione a livello della metropolitana, eccetera. Quindi cambia sicuramente qualcosa per gli amici che ci ascoltano da casa, ma soprattutto per Catania e zona limitrofe, sindaco. Credo che oggi si sia consumato un passaggio di eccezionale valenza, non soltanto per Catania, ma per tutta la nostra provincia. Noi abbiamo fatto istanza insieme all'FCE, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di un finanziamento da 342 milioni di euro che si aggiungono ai 115 già stanziati all'interno dell'FSC, ovvero Fondo di Sviluppo e Coesione, per la tratta da Mister Bianco Centro della metropolitana a Paternò. Siamo assolutamente ottimisti, bisognava predisporre come step preliminare e fondamentale un monitoraggio di quello che riguardava il PUMS, il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, entro il 15 gennaio. Siamo riusciti a farlo con uno sforzo immane da parte degli uffici della città metropolitana, voglio ringraziare l'ingegnere Galizia. Abbiamo quindi predisposto questo rapporto sul PUMS, grazie al quale abbiamo potuto presentare questa istanza insieme all'FCE al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Sono molto ottimista, se questo dovesse essere confermato dal Ministero, noi potremmo avere una metropolitana di 30 km come tratta complessiva, con 27 stazioni dall'aeroporto fino a Paternò. In realtà il collegamento con Paternò, tutto dovrebbe concludersi entro il 2026, è bene dirlo, determinerebbe di fatto anche il collegamento con Adrano, perché su quella tratta fra Adrano e Paternò sono stati fatti degli investimenti significativi, il miglioramento anche della linea ferrata. Quindi la metropolitana di Catania diventa sempre più un'infrastruttura eccezionale valenza, non soltanto per Catania ma per tutta la nostra provincia, che andrà a rivoluzionare la mobilità nella nostra provincia in termini di impatto ambientale, di sicurezza, in termini di mobilità sostenibile, in termini di un afflusso sempre decrescente di mezzi a quattro ruote o a due ruote proveniente da tutti i comuni dell'interland catanese. Quindi siamo molto felici di questo passaggio eccezionale valenza che oggi abbiamo presentato alla stampa e alla città. E approfitto della presenza, sindaco, due battute velocissime su cambio discorso, sulla zona che rossa che dovremmo lasciare in Sicilia, anche se c'è una paura tra virgolette per la festa di Sant'Agata. Ma innanzitutto è opportuno dire che tutti gli indicatori statistici in termini pandemici sono molto incoraggianti. Abbiamo registrato un decremento significativo, in questo momento credo che siamo la sesta regione in Italia, in un certo momento eravamo la prima, ahimè era un triste primato. C'è un decremento costante grazie al quale dovrebbe, non c'è certezza, ma ritengo sia molto probabile questa ipotesi, la Sicilia intera passare dal rosso all'arancione. La settimana prossima ci saranno le festività agatine, che quest'anno si svolgeranno con modalità assolutamente nuove, diverse da quelle che abbiamo sempre vissuto. Non ci saranno momenti di partecipazione collettiva, non ci sarà il giro esterno, il giro interno, la salita di San Giuliano, i fuochi del 3, non ci sarà niente di niente, ahimè è stata una scelta dolorosa ma assolutamente doverosa. Ci sarà soltanto un programma liturgico, senza la presenza, ahimè, di fedeli, in diretta streaming, in diretta televisiva. Era doveroso fare questa scelta molto radicale, quindi io voglio esternare a tutti i devoti un ulteriore invito. Quest'anno la devozione nei confronti di Sant'Agata si deve manifestare con modalità completamente diverse rispetto a quelle che hanno sempre caratterizzato i giorni del 3, del 4, del 5 febbraio o del 12 per l'ottava. Sarà un sacrificio,
ne sono assolutamente consapevole, ma è doveroso nei confronti della nostra città per l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Domani ci sarà un comitato di pubblica e sicurezza all'interno del quale andremo a immaginare delle misure per contenere o evitare i rischi assembramenti, quindi io però voglio rivolgermi soprattutto ai fedeli, al di là delle forze di polizia, dell'esercito, dei vigili urbani, dei carabinieri, della finanza, che certamente ci saranno per scoraggiare i pochi che non vogliono rispettare le norme, ma mi voglio rivolgere soprattutto ai fedeli, perché è opportuno che si dimostri il grande senso di responsabilità e l'amore a Sant'Agata si deve dimostrare quest'anno in maniera diversa rispetto al passato. Brevemente, poi ti lascio libero, Sindaco, qual è il pensiero tuo di questo scioglimento del comitato, scioglimento tra virgolette del comitato di festeggiamento dei Agatini? Tre componenti hanno lasciato, hanno dato dimissioni. Questo ci dispiace perché il lavoro, penso, almeno a nostro avviso, che è stato fatto bene l'anno scorso. Assolutamente sì, credo che l'edizione 2020 sia stata la migliore di sempre, non lo dice il sindaco della città, lo dicono tutti i catanesi, e quindi il comitato dei festeggiamenti agatini retto da Riccardo Tomasello con tutti gli altri illustri esponenti indicati alla curia e dal comune hanno fatto un lavoro egregio eccezionale. Tre dei sette componenti hanno preferito rassegnare le dimissioni, mi è dispiaciuto molto, ma il comitato continua ovviamente a operare all'interno di un contesto in cui quest'anno di fatto non svolge funzioni, perché come ho detto prima si tratta di un programma esclusivamente liturgico e quindi non bisogna dimenticare quello che è stato fatto, grazie a tutti e sette i componenti, ma ovviamente bisogna guardare al futuro. Grazie Sindaco, ti lascio al tuo lavoro, grazie. Abbiamo adesso l'ingegnere Fiore che ritorniamo ovviamente a parlare dopo abbiamo fatto questa bella parentesi con il sindaco anche di altre cose. Allora, ingegnere Fiore, abbiamo parlato con il sindaco e c'è stata questa bella rivoluzione straordinaria per coloro che viaggeranno in metro. Ecco, dobbiamo dare questo messaggio: viaggiate in metro, perché si raggiungono posti adesso magari con la nuova tratta che nascerà, tratti anche fuori dalla nostra città, quindi è meglio usufruire di questo straordinario mezzo. Assolutamente sì, guardi, ma anche i cittadini catanesi o cittadini, parliamo adesso di cittadini della città metropolitana, perché adesso come vedete la metropolitana si estende a tutta la città metropolitana, non solo al centro urbano catanese. Hanno cominciato ad apprezzare questo sistema di trasporto di massa, tant'è che prima dell'emergenza Covid eravamo su numeri di viaggiatori pari a 6 milioni l'anno, quasi 16 mila al giorno. Immaginate che adesso invece siamo solo di grandezza di 2-3 mila viaggiatori al giorno, con una grande perdita di viaggiatori. Ovviamente ci auguriamo di riprendere la stessa frequenza subito dopo l'emergenza Covid, ma di incrementarla ulteriormente a seguito dell'apertura di nuove stazioni. Diciamo che a breve apriremo la stazione di Cibali e entro l'anno le due stazioni, quelle di Fontana e di Monte Po. Dopodiché l'obiettivo è quello di raggiungere l'aeroporto nella direzione verso sud, ma verso ovest di raggiungere Paternò. L'obiettivo è molto ambizioso, ma noi riteniamo che è un obiettivo assolutamente sostenibile e si possa raggiungere da qua al 2026. Bene, grazie ingegnere, buon lavoro ovviamente per coloro che stanno lavorando. Allora io direi appunto dall'ex provincia regionale di Catania, da Lucio Di Mauro per Spazio Notizie, abbiamo dato anche questo ulteriore messaggio, la cosa mi fa piacere perché cambia qualcosa ovviamente in meglio. Da Lucio Di Mauro per Spazio Notizie è tutto, alla prossima.